Radio Icaro. Radio Icaro. Tempo reale. Tempo reale. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale in questo giovedì 24 settembre. Matteo Munaretto annuisce, quindi ho detto il giorno giusto, il titolo giusto della trasmissione. Vediamo se riesco anche a fare un passo in più e dire i nomi di chi la conduce. Partendo da quella più importante, tanto anche leggo tutte le mail che arrivano, la tua trasmissione, quindi Simona Mulazzani, buongiorno. Ma cosa stai dicendo? Buongiorno, ma Simona Mulazzani. Buongiorno. Io sono qua a fare da valletto, sono certo. Andrea Polazzi. In realtà, mettiamo le cose in chiaro, la trasmissione di Andrea Polazzi io gli faccio solo compagnia, certo. Come bene che sia, perché insomma da soli è sempre un po' triste di questi tempi. 9.07, pronti a partire, sarà una mattinata ricca e dinamica, almeno nelle premesse. Devo dire che puntate come queste, Andrea, perché insomma avremo ospiti che ci hanno chiesto anche di dare una loro versione dei fatti in merito a temi, diciamo, che abbiamo già affrontato in un caso, in un altro addirittura è la terza puntata, magari sì. Ne avremo anche una quarta e una quinta, sì, anzi diciamo è auspicabile che, allora annunciamo un attimo i temi, anche perché uno lo affronteremo a brevissimo. Volevo solo dire che questo mi fa venire tanta voglia che tu possa ripartire con le tue trasmissioni, perché vuoi mettere possiamo... il dibattito vis-à-vis. Ma pensavo di farle fare a te quest'anno. No, io ne ho troppe. Cosa fai? Ne ho tante. Elencami cosa da fare. Lo sai molto bene. Poi quando sì, vado certo. Via quelle mattine che magari devo fuggire, non posso fare con te, ecco, sei sempre in giro. È vero, così. Ma è vero. D'altra quando parte è vero. Qualcuno che fa business allora, in questa redazione. Saluta, ricorda i contatti che poi chiediamo alla regia di metterci subito in contatto col primo ospite. 337-511-336, questo è il nostro numero di WhatsApp, cioè ci potete mandare messaggi di qualunque tipo, audio messaggi, video messaggi, fotografie e messaggi scritti, quelli sono i più normali. Poi chiaramente c'è un numero di telefono che è lo 0541 785 785. Vi diamo, poi c'è la nostra pagina social, la pagina Facebook, Icaro Play. Siamo partiti su Facebook, chiedo. Tutto a posto? Tutto perfetto. Tutto a posto, io ancora non ho avuto il non tempo anch'io, di io andare a vedere. Io ho il computer a calcetti che ancora mi mostra le notizie di 6 giorni fa. Ti dico che non mi pare però che ci siamo su Facebook, ma comunque adesso poi chiederemo a Matteo i ragguagli del caso. No. Infatti non ci troviamo. Non ci troviamo, che anche filosoficamente potrebbe essere interessante. Sono due i temi su cui partirà un po' il dibattito, perché uno lo affronteremo subito, l'altro lo affronteremo tra pochi minuti. In trasmissione partiamo dal primo tema. Nei giorni scorsi avevamo parlato del Metromare, sì. E anche di alcune insomma valutazioni che il presidente, l'amministratore unico di PMR, Patrimonio Mobilità Rimini, Stefano Giannini, ha fatto proprio sulle nuove tratte, in particolare insomma sul passaggio a Riccione e quant'altro, hanno sollecitato una riflessione, quindi anche una richiesta di poter dire la propria proprio a Riccione, in particolare insomma visto che è stata tirata in causa l'amministrazione e quindi anche la sua maggioranza. Perché si è parlato anche della famosa terza tratta, che è un po' all'ordine del giorno anche delle discussioni in questo periodo, e quindi insomma giustamente, visto che la terza tratta dovrebbe essere quella che collega Riccione a Misano e Cattolica, diciamo che l'argomento ci sta tutto. Savant sans dire, direbbe qualcuno più elevato culturalmente sì, certo. Di noi. Allora chiediamo il buongiorno a Andrea Fabrizio Rullè, di noi esatto. Riccionesi. Buongiorno, buongiorno Fabrizio. Buongiorno Fabrizio, capogruppo in Consiglio Comunale. Ben trovato. Savant sans dire, ben trovati anche a voi. Grazie, così questa mattina vogliamo partire un po'. Allora, un po' internazionali anche. Sì. Fabrizio, dicevo con Andrea che questo diciamo dibattito a distanza, che insomma ci fa piacere avere anche appunto la versione di Riccione, un esponente della maggioranza riccionese, sarà bello poi anche affrontarlo proprio di persona fra qualche settimana, quando ripartirà anche la nostra trasmissione fuori dall'aula. Ma veniamo a noi. Sì. Avete, Fabrizio, ascoltato, non so se insieme, comunque vi siete confrontati sulle dichiarazioni di Stefano Giannini, poi alcune sono state anche riprese dai quotidiani che hanno sentito Giannini anche per sollecitarlo proprio su questi temi. Che cosa vi ha primariamente stupito? Perché proprio questo mi avete detto. Siamo rimasti stupiti da non solo alcune dichiarazioni, ma anche da quali sono le posizioni rispetto al ruolo di Giannini. Ma, sì, innanzitutto ricordiamo al collega, perché è un avvocato anche Giannini, ricordiamo a Giannini che non è più un politico, perché era sindaco di Misano Adriatico, ma adesso Misano Adriatico ha un'altra amministrazione. Lui è presidente di una società, di PMR, e quindi dovrebbe togliersi dal ruolo politico e entrare più in un ruolo tecnico. Le sue interviste che ha rilasciato in questi giorni
sono tecnicamente interviste di una persona politica, non di un tecnico, e questo già ci lascia il primo punto di perplessità. Ma poi, se andiamo nel merito, ce ne sono tanti altri. Per esempio, abbiamo letto dall'intervista delle ricostruzioni in quantomeno particolari sui numeri. Quando per esempio Giannini ci dice che il Metromare tratta quella già esistente, per capirci, il TRC da Riccione a Rimini, ha triplicato in questi 2 mesi le presenze, vorremmo capire rispetto a che cosa, visto che nei mesi precedenti era chiuso perché è stato chiuso da prima del lockdown. E l'anno scorso non c'era, quindi ha triplicato rispetto a che numeri. Mentre poi ci dice l'11 ha leggermente sceso i propri numeri. Anche lì in base a che cosa? Cioè sono tutti numeri che sembrano veramente campati in aria e senza un'idea tecnica di cosa ci sia dietro. E questo sinceramente ci spaventa per altri aspetti. Per esempio, stiamo parlando della nuova tratta eventuale che si dovrebbe fare tra Cattolica e Riccione. Bene, noi abbiamo sempre detto che non siamo contrari preventivamente a un sistema di trasporto pubblico locale che sia fatto in maniera corretta, però dobbiamo anche andare a vedere che cosa viene proposto, perché se ci viene proposta una linea nuova di TRC come il TRC che c'è già, che sfondi via 19 ottobre, vada su via da Verrazzano, noi siamo contrari a questo tipo di visione di questa linea, siamo totalmente contrari perché non è quello che serve alla città. Non è quello che serve alla città, non è quello che serve al turismo, non è quello che serve al sistema pubblico integrato di mobilità della nostra provincia, tutto qua. Quando Fabrizio, tra l'altro Giannini, ha detto proprio c'è stato questo passaggio che poi anche noi abbiamo recuperato perché ci sembrava interessante, tra l'altro lui ha detto dico anche una cosa che forse qualcuno insomma, esatto. Anche la situazione relativa al mantenimento della linea 11, lui dice sono due servizi diversi che hanno un'utenza in buona parte diversa e quindi secondo me, ha detto Giannini, possono rimanere entrambi, è una spesa in più che il nostro territorio si potrebbe permettere. Perché servono appunto due utenze ma anche proprio due servizi. Da una parte lui ha parlato, ma immagino che Fabrizio, lo dico per chi ci ascolta perché magari certo. Può andare a recuperare anche alcuni passaggi non avendo ascoltato la trasmissione, c'è il Metromare, spero di non ricordare male, che ha un valore più da trasporto pubblico locale, sì. Dall'altra parte l'11 è quel mezzo che soprattutto d'estate vicino appunto ai luoghi del turismo permette di fare poche fermate, insomma andare dall'alba al centro o dal centro insomma nella zona delle terme, per parlare di Riccione, diciamo così. Ecco, immagino Fabrizio che anche questo, almeno io vedendo qualche commento, anche perché noi poi l'abbiamo un po' provocato, Giannini ha detto, ma così dalla sponda all'amministrazione di Riccione che diceva sì, andiamo a fare una filovia, ma passando sul mare. Lui ha detto no, è completamente esatto. Diverso. Solo per riepilogare. E anche qui non mi interessa veramente andare a fare polemica, però certe puntualizzazioni tocca farle, perché quando noi dicevamo che il progetto del TRC era sbagliato, in origine lo dicevamo per questa ragione, perché il TRC lì dov'è e com'è, nella terra, nella landa di nessuno, in mezzo tra l'asse della statale e l'asse del mare, non ha interesse nel pubblico, nel turismo, non ha tanto interesse. Cosa succede? Che oggi chi è diciamo, al governo di questa idea porta avanti l'idea di mantenere l'11, cioè quello che noi dicevamo da tempo, che l'11 non si sarebbe potuto sopprimere perché ha una capillarità che il TRC purtroppo non potrà mai avere per come è costruito e per come è fatto. Oggi viene fuori che l'11 invece dovrebbe essere mantenuto e allora dico, bene, ci arrivano sempre con molto ritardo, ma mi viene anche da puntualizzare un altro aspetto, sempre per noi fondamentale. Quando Renata è andata al governo della città, abbiamo appunto proposto una modifica sostanziale del TRC dicendo facciamo una linea leggera, una linea che magari passi al mare o comunque possa anche fare un tratto diverso, ma che non costruisca quel muro e quel budello di cemento che è stato costruito. Questo avevamo proposto. Ma avete visto i rendering della linea 2, cioè quella che dovrebbe andare da Rimini stazione alla fiera, che cosa è? È esattamente quello che proponevamo noi, cioè un trasporto che viaggia parallelo alla strada,
attaccato alla strada senza costruire o senza costruzioni di cemento come quelle che hanno fatto una sorta, possiamo dire, Fabrizio, per chi appunto non ha visto, di corsia protetta molto più snella, dove appunto c'è... Ma esattamente quello è quello che avevamo proposto. Noi abbiamo sempre detto: bisogna trasformare questa idea di questo mostro di cemento in un trasporto pubblico più leggero, che viaggi in corsia protetta, in corsia preferenziale, e che possa dare comunque l'opportunità di sveltire e di portare persone. Questo abbiamo sempre detto. Che cosa ci hanno risposto 6 anni fa? Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Poi lo propongono loro, però dopo 6 anni. E allora io dico: tu sventri una città, tu crei problemi ad una città, crei problemi ai cittadini, e solo per un, possiamo dirlo, un capriccio quella volta che c'è stato, perché è solo questo quello che c'è stato, perché oggi propongono esattamente le stesse cose che noi proponevamo allora. Fabrizio, cioè, di fatto va bene. Che ormai l'infrastruttura purtroppo quella c'è, insomma, quindi forse è interesse di tutti cercare di valorizzare al meglio il servizio, e magari un collegamento appunto verso Misano e Cattolica potrebbe, lo diceva anche Giannini, essere d'aiuto anche a Riccione. Posso fermare? E qui lancio non una provocazione, ma semplicemente una riflessione. Sinceramente, sempre sentir dire ormai il servizio c'è, ormai la struttura c'è, è verissimo. Vi faccio però un esempio molto lineare, non dico che questo dovrà essere il destino, però andiamo a valutare tutto. Sydney, città di Sydney, una città importantissima dell'Australia, nel 2000 hanno fatto le Olimpiadi e hanno costruito una monorotaia che viaggiava attraverso le parti più importanti della città. Si sono accorti che non serviva niente, che non trasportava persone, che era troppo lenta, che le persone non la prendevano. Se voi andate a Sydney oggi, la monorotaia non c'è già più da 10 anni. La monorotaia l'hanno costruita, la monorotaia l'hanno tolta perché non serviva. Ora, io non dico che debba essere tolto, ma dobbiamo ragionare su quello che è, perché io leggevo proprio questa mattina ancora le interviste in cui si dicevano che il trasporto medio doveva essere su quella tratta di più di 7 milioni di persone all'anno, ok? 20.000 persone all'anno, 20.000 persone al giorno, più di 7 milioni di persone all'anno, 1.500 persone circa all'ora, nelle ore di punta, e oggi siamo a un decimo di quelle persone lì. Ma quello era il punto di pareggio. Fabrizio, noi diciamo anche questo, l'altro giorno appunto abbiamo chiesto a Stefano Giannini di darci qualche dato, lui appunto ha parlato di moltiplicatori ma non di numeri specifici, noi è una richiesta che tra l'altro, lo dico anche per correttezza per i nostri ascoltatori, abbiamo fatto questa richiesta anche a Start, perché chiaramente il gestore comunque è in grado di fornirci proprio dei dati numerici, immaginiamo sulle start. Speriamo ci arrivino presto, esatto, l'abbiamo chiesto già da qualche settimana. Sì, esatto, ci avevano detto insomma che era necessario magari aspettare, noi aspettiamo. Noi siamo abituati ad aspettare, non abbiamo, però siamo anche abbastanza tenaci, quindi poi cerchiamo di non mollare l'osso, come si suol dire. Fabrizio, però le chiedo una cosa, proprio su questo tema anche di una linea più snella. Poniamo che l'ipotesi, perché voi dite, lo diceva proprio all'inizio, noi ad una prosecuzione di quel tracciato del Metromare, che in questo momento finisce alla stazione, che quindi, lo diciamo per i non riccionesi, per proseguire e andare verso Misano, vedrebbe nell'ipotesi il passaggio nello sfondamento di via 19 ottobre, l'arrivo su via da Verrazzano e poi andando verso la via del mare, diciamo così, insomma, lo dico a grandi termini perché magari non tutti conoscono la nostra realtà riccionese. Però lei diceva, Fabrizio, noi siamo contrari. Qualora la proposta invece fosse una cosa molto snella, cioè di una linea preferenziale che non abbia più questa pesantezza dell'infrastruttura che abbiamo nel tratto Rimini-Riccione, anche quello vi lascia perplessi. Cioè, quest'idea di Giannini del dire facciamo anche l'11, quindi l'11 arriva, poniamo in zona Terme, quindi in qualche modo serve tutta la linea del lungomare, del mare, e in qualche modo in quella zona lì poi c'è anche un percorso che arrivando, diciamo, dalla stazione di Riccione possa proseguire. Anche questo, non c'è anche una linea leggera, non vi convince? Sarebbe da studiare la cosa, ma a livello generale direi di no, proprio perché se potenziassimo veramente come si dovrebbe fare, trasformando l'11 in un vero trasporto semiveloce, su corsia preferenziale, su corsia protetta, a quel punto non servirebbe più fare un prolungamento nel nulla da via 19 ottobre verso sud, quindi dalla stazione di Riccione verso sud. Questo è il principio. Purtroppo
purtroppo, e non lo diciamo con astio, purtroppo quel metodo di TRC fisso e cementato che c'è stato tra Rimini e Riccione non ha o non sta avendo nessun tipo di risultato, quindi quella è secondo noi un'idea da abbandonare, e anche da abbandonare la continuità tra quella linea. Poi abbiamo sempre detto che noi siamo assolutamente disponibili, perché il primo interesse nostro è fare gli interessi della città, quindi mettiamoci intorno a un tavolo, andiamo a ragionare insieme, però non possiamo partire prevenuti. E qui voglio lanciare un sasso che poi andremo a approfondire nei prossimi giorni, perché vedete in questi giorni come tutti sembrano buoni, gentili e carini nel dirci: ma cara Renata Tosi, siediti a un tavolo con noi per ragionare sul futuro delle nostre città. Ma noi assolutamente ci stiamo a sederci a questo tavolo, però, e ripeto, però, non è bello che PMR nell'aprile del 2018 abbia dato un incarico ad un ingegnere già per fare un progetto di massima tecnico-economico sulla linea che dovrebbe partire da Cattolica e arrivare a Riccione. Allora, non ci si parli oggi di condivisione, di idee, quando poi si arriverebbe a un tavolo con, come al solito viene fatto dal PD, con un qualcosa di già pronto che è un prendere o lasciare. Questo non è il metodo corretto. Noi abbiamo sempre detto: a un tavolo ci sediamo, ma noi vogliamo fare gli interessi della nostra città, quindi se si propone un qualche cosa che alla città di Riccione vada bene, ci siamo. Se si propone qualcos'altro, non ci siamo. Però progetti già fatti, già chiusi, già cristallizzati, e per cui sono stati pagati 18-20 mila euro di consulenze dirette, noi non ci stiamo. Quindi secondo voi è già tutto deciso, insomma, sarebbe solo da un tavolo per ratificare un progetto avete che già questa, c'è? Cioè, non Io solo ho proprio sensazione. Paura. Ho proprio questa sensazione e questa paura. Spero assolutamente di essere smentito. Cioè, noi siamo qui a fare gli interessi delle persone. Questo è, se loro ci propongono qualcosa che possa essere, che possa andare nell'interesse di tutti, non nell'interesse nostro, nell'interesse dei cittadini, nell'interesse dei turisti, nell'interesse di chi deve muoversi in città, noi saremo i primi ad esserci, ma non andate avanti per ideologia. Non potete proporci delle cose solo perché ormai sono rimaste come il feticcio della coperta di Linus. Ma il TRC ormai è solo questo. Senza Riccione questa terza tratta può partire, oppure il diniego di Riccione a questo progetto blocca tutto? Ecco, infatti, esatto, perché poi tra l'altro, tornando questo, Fabrizio, aggiungo solo questo a quello che diceva all'inizio, anche Giannini veste il ruolo che è il suo, perché queste decisioni immagino siano decisioni della politica, degli amministratori, dei comuni, della provincia, immagino, adesso mi sembra di capire che è questo. Esattamente, ma loro punto. Si fanno forti di un accordo vecchio ormai delle guerre puniche, con cui si parlava di un progetto unico, praticamente quello che poi si diceva da Ravenna a Cattolica, per capirci, no? Con le tre tratte, con più lunghe tratte, ma quel progetto è praticamente stato disatteso già nel progetto iniziale di TRC. Rimini non ha rispettato parzialmente quel progetto, non è stato fatto in base a quel progetto, quindi quell'idea, quell'accordo vecchio, mi sembra di 12-14 anni fa, non si ricorda neanche di quando, è un progetto superato. Quindi noi, se ci si mette di fronte ad una situazione per cui si dice è così e non ci può essere metodo di ragionare in maniera diversa, a queste condizioni non ci stiamo, e quindi faremo di tutto per evitare che questo sia il percorso che vorranno prendere. Tornando a quello che diceva Andrea, Fabrizio, sarebbe vincolante questo no? Oppure ci sono magari, non so, enti sovraordinati che potrebbero dire sì, anche con il no di Riccione noi possiamo andare avanti. In Italia tutto è vincolante, tutto non è vincolante. Per me da avvocato Riccione, questo ce lo dice. Quindi. Per me il no di Riccione, cioè io immagino che un progetto del genere che debba essere fatto in una città con la città contraria non verrà mai fatto. Quindi si siedano tutti a un tavolo, ci sediamo tutto a un tavolo e ci ragioniamo. Ma se vengono con un progetto fatto pensando che noi saremmo lì a dire sì signori, hanno proprio sbagliato indirizzo. Anche perché io non so bene quale sia la tempistica, ma credo ci sia
questa fretta, tra virgolette, perché c'è un bando a cui partecipare, una sorta di finanziamento da parte del governo. Effettivamente è vero, e anche su questo abbiamo già a volte replicato, perché va bene che ci sono i bandi, va bene che ci sono dei canali di finanziamento da andare ad intercettare, no? Perché questo è assolutamente importante, però prima si ragiona su un progetto e poi si ragiona sui soldi per metterlo a regime. Non possiamo, perché c'è una linea di finanziamento, buttarci su un progetto senza neanche averlo analizzato in pieno, come è stato fatto poi con il primo TRC, perché il primo TRC è partito così: intanto facciamo, perché andiamo a intercettare dei soldi, poi come viene viene. Non va bene, perché dopo si creano i danni, e abbiamo visto i danni che sono stati fatti, insomma. E i danni, oltretutto, la spesa iniziale più grossa, è vero che è stata la spesa statale del TRC primo tratto, ma adesso quel TRC chi lo deve mantenere? Lo dobbiamo mantenere noi, cittadini, no? Noi con i nostri soldi? Non è corretto. Non si può immaginare un percorso di finanziamento senza prima avere un'idea chiara sulle opere che si vogliono fare, altrimenti significa andare a sprecare soldi pubblici, che è quello che non vogliamo fare. Adesso, anche con il recovery plan europeo, potrebbero entrare tantissimi soldi in Italia. Bene, proprio questo non è il metodo da seguire. Non è perché ci sono dei soldi fare le opere a cavolo. Le opere le facciamo quelle che servono effettivamente ai cittadini. Questo è fondamentale. Fabrizio, noi ringraziamo per questo intervento che in qualche modo, insomma, dà anche due posizioni diverse, ma insomma entrambe importanti da ascoltare su questo dibattito sul Metromare. Lo dicevo l'altro giorno a Giannini, lo dico anche stamattina, continueremo molto a parlarne. Noi siamo certi che insomma sia un tema che però anche sollecita, spererei un dibattito interessante proprio in un'idea anche di trovare le soluzioni migliori. Fabrizio, grazie mille, buona giornata, buon lavoro per questo suo tempo. E ci sentiamo. Ci sentiamo, vi vedremo anche presto, speriamo. Grazie a Fabrizio Pullè, capogruppo di Noi Riccionesi. Noi adesso voltiamo pagina, sì? Perché ci spostiamo a Coriano. Tra l'altro c'è un messaggio che ci è arrivato dal rappresentante del comitato. Il Comitato per la tutela del patrimonio ambientale e culturale, parliamo di Alessandro Cavuoti, sì, in merito alla questione dell'antenna, perché in questi giorni, insomma, ieri c'è stata anche una nota riportata da alcuni quotidiani, da alcuni media online, del sindaco di Coriano, che tra un po' avremo in collegamento, in merito all'intervista rilasciata a questa trasmissione dalla rappresentante d'opposizione di Insieme per Coriano, Roberta Talacci. Il tema appunto è quello di questa antenna che tanto sta facendo discutere in città. Il comitato ci dice appunto, ci chiede anche la possibilità di intervenire, sicuramente certo, nei prossimi giorni avremo modo di contattarvi. Ma io direi forse già anche domani, Andrea, esatto, potremmo organizzare. Se Alessandro in questo momento è all'ascolto, immaginiamo magari interessato comunque anche ad ascoltare, ad approfondire ulteriormente, esatto, potremmo già per domani accordarci. Il comitato precisa appunto: le nostre posizioni non ricalcano quelle dell'opposizione, qualcuno invece potrebbe pensare che sia così, qualcuno lo ha già fatto, scrive anche Cavuoti, quindi ci piacerebbe esprimere il nostro punto di vista. Domani avremo modo, sì, appunto di sentire anche la voce del comitato. Molto volentieri. Diciamo che riepiloghiamo solo un istante per chi non ci ha seguito nei giorni scorsi, perché è un dibattito aperto. Abbiamo sentito in prima istanza su questa questione dell'antenna, magari prima di entrare poi anche nel dibattito stesso chiederemo al sindaco anche un aggiornamento, se c'è, visto che si parlava di una settimana che l'azienda si era presa. Andiamo proprio anche sulle questioni più concrete. E avevamo sentito il sindaco che ci aveva espresso la sua posizione d'amministrazione, insomma, su questa questione, spiegandoci anche un po' le cose come stavano. Poi avevamo sentito, proprio anche sollecitata dalle parole del sindaco, appunto la voce di Roberta Talacci. Il sindaco ha ascoltato l'intervista che noi abbiamo fatto a Roberta e appunto ci chiede, vorrei anche dire delle altre alcune precisazioni. Esatto, e poi insomma poi questo aprirà ulteriormente il dibattito e torno a dire, Andrea, devi fare la tua trasmissione. Adesso perché quanto sarebbe più bello averle insieme, le persone che la pensano in modo diverso, molto molto più bello. Ma adesso non rubiamo altro tempo alla sindaco di Coriano, Mimma Spinelli. Buongiorno Mimma. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, buongiorno. La prima domanda è proprio così secca, da giornalisti cinici. Sta antenna, a questo punto vi hanno fatto sapere dall'azienda, diciamo dal gestore, cos'è? È Wind. Hanno preso una decisione, cioè la volta scorsa quando ci siamo sentiti ci aveva detto che sarebbe stata più o meno una settimana il tempo che si prendevano.
Allora, diciamo che l'approfondimento merita ancora qualche ancora in corso più da parte loro, considerando anche il fatto che noi, come avevo già anticipato, ci stiamo adoperando poi per avere delle risposte anche da altri privati, perché comunque nella lista che abbiamo presentato dei 13 siti chiaramente ci sono anche delle altre opportunità. Tra l'altro è successa una cosa anche paradossale, che qualcuno chiami in comune per dire: sindaco, ho anch'io un terreno, e quindi proprio quello che avremmo dovuto evitare, perché il tema è un tema che riguarda tutti, ovviamente, è giusto dire che i privati legittimamente hanno fatto dei contratti, ma io sono stata la prima in assoluto, ci sono tutte le registrazioni, che durante l'assemblea, uno, non ho fatto nomi dei privati ovviamente, due, non per proteggerli, ma semplicemente perché conosco il diritto, e quindi ogni privato cittadino legittimamente può stipulare dei contratti, e quindi lo ribadisco. Per cui il sarcasmo di chi forse non era attento in assemblea non è opportuno in questo momento. E detto questo, veniamo infatti anche alle cose che appunto Roberta Taracci aveva detto in nostra trasmissione. Noi spesso lo diciamo, voi chiunque insomma è informato sui fatti, anche con posizioni molto diverse, ci aiuta a comprendere una situazione in cui non ci siamo direttamente, quindi avere più voci, lo dicevamo poco fa mettendoci in collegamento con lei, avremo anche la possibilità di ascoltare il comitato. Però alcune cose che la Taracci ha detto in trasmissione, sindaco, non l'hanno insomma convinta, e ci ha chiesto appunto di intervenire. Sì, sinceramente io non ho neanche avuto il tempo di ascoltarla, però i miei collaboratori ovviamente l'hanno fatto, anche perché sollecitati da alcuni cittadini che fanno parte del comitato, che però assolutamente non la pensano in quella maniera, diciamo, strumentale. Io ripeto, tutto il rispetto per le aggregazioni, quando nascono su dei temi hanno massimo rispetto, se nascono invece solo perché devono assolutamente dar contro chi amministra, capite bene che ha meno rispetto da parte mia, perché delle volte, tanto sono stata anch'io presidente di un comitato nella fase del commissariamento, e l'obiettivo non era strumentalizzare le cose, ma era portare dei risultati sul territorio. Quindi capite bene qual è la mia posizione. È chiaro che alcune persone che fanno parte di questo comitato, dove comunque non è assolutamente, come dice la Taracci, bipartisan, perché c'è gente che appartiene a tutti gli schieramenti politici. Allora, un comitato non si deve porre l'interrogativo se è di sinistra, di destra, di centro o bipartisan, per cui la valutazione di una consigliera di minoranza mi fa capire che probabilmente lei rappresenta questo comitato, o il comitato delegato appunto la minoranza nella rappresentanza, o assolutamente lei partecipa alle riunioni, insomma, quindi questo è legittimo pensarlo. Per cui i cittadini di Coriano sono 10.500 e chiaramente nella valutazione di una posizione di un'antenna non è che si divide un territorio, o non è che un territorio si unisce contro l'amministrazione. Il territorio ha capito che su questo tema chiaramente abbiamo una strada abbastanza sbarrata in generale. E quindi è chiaro che dopo tutte la disinformazione che è stata fatta da una parte, perché basta guardare sui social e capire che le persone che appunto intervengono in maniera molto strumentale, poesie, titoloni, commenti sessisti sulla mia persona, basta vedere questo, sono persone che ovviamente non hanno al primo posto il risultato, al primo posto hanno voler attaccare l'amministrazione. Sindaco, scusi, la interrompo un attimo solo perché proprio mentre ci collegavamo con lei è arrivata un messaggio che forse le può essere utile, anche semplicemente perché riporta proprio il pensiero del comitato, cioè a scriverci, cioè, è il portavoce del Alessandro comitato Alessandro Cavuoti, che ci chiede appunto di poter intervenire in trasmissione, e noi gli daremo spazio nelle prossime giornate, forse già domani, perché dice: la nostra posizione non è la stessa dell'opposizione, e quindi vorremmo poter dire la nostra.
nostre, precisare quali sono appunto le nostre istanze. Lo diceva a fronte appunto delle sue ultime parole rispetto proprio al ruolo di Roberta Talacci. Ma infatti, quello che più dispiace del comitato, dove ovviamente anche il portavoce ha ufficializzato la sua posizione solo dopo la mia intervista, è questo. Cioè io alcune persone che fanno parte del comitato le ho ricevute dopo il primo messaggio che mi hanno mandato, in tempi celeri, cioè il messaggio è arrivato il venerdì, li ho ricevuti il lunedì mattina. Dopodiché ho chiamato il signor Vasconi, che era venuto insieme a quella piccola delegazione, per incontrarli il lunedì successivo e spiegare una parte di interlocuzioni che stavo avendo, ma che in realtà non potevo rendere pubbliche per ovvi motivi, perché a me piace portare risultati. E Vasconi mi ha detto che non faceva più parte, non se ne stava interessando, quindi ho chiamato la signora Barbara Campidelli chiedendo di venire in ufficio. Quindi queste sono persone del comitato, sindaco? Del comitato, lo chiedo perché... faccio i nomi perché voglio dire è tutto pubblico. La signora mi ha risposto la sera dicendo: ah sindaco, devi mandare una mail. Quindi nessuno ha avuto l'interesse da parte del comitato a sedersi con l'amministrazione e a chiedere le spiegazioni. Anzi, si è voluto e comunque mi riferiscono appunto persone che fanno parte del comitato, che c'è solo un dileggio sulla mia persona, anche perché e lo dico adesso a distanza appunto di mesi, Alessandro Cavuoti, persona con la quale ho parlato in assemblea, persona alla quale ho dato in assemblea tutti i pareri che avevo nelle mani e i documenti possibili, ed è venuto l'indomani nell'ufficio a parlare col dirigente. Quindi voglio dire, le porte del comune sono apertissime e non ho fatto nessuna valutazione politica rispetto alla persona, che comunque era in lista nel 2017 insieme ad altre 3-4 persone che comunque polemizzano sui social nella lista di Rifondazione Comunista. Infatti io ieri sera mi sono sentita con l'ex candidato sindaco Oreste Godi, per il quale ho grandissima stima, e l'ho invitato a questo punto a venire in ufficio e a fare una chiacchierata per vedere gli atti, come sono solita fare, perché la strumentalizzazione poi della minoranza è una strumentalizzazione che fa sorridere, ma fa sorridere soprattutto alcune persone che in maniera, ripeto, spontanea, legittima, ma anche naturale e semplice, fanno parte di questo comitato e che mi hanno chiamato distaccandosi dalle cose dette della Talacci. Vorremmo anche ricordare, sindaco, che noi abbiamo chiamato Roberta Talacci perché Andrea ricordava proprio che come minoranza, lo abbiamo anche dichiarato proprio quella mattina presentandola, avevano presentato un'interrogazione in tema all'antenna. Questo per chiarire, perché poi insomma è chiaro che il dibattito va avanti e noi, come piace a noi, insomma piacerebbe, sindaco, poi avere tante voci diverse. Comunque, anche. Diciamo che... Ma il dibattito è utile, a me però interessa adesso riuscire nell'operazione di impattare meno possibile il territorio di Coriano, per cui se il sindaco dice in assemblea, per cui non lo dice nel retrobottega di un negozio, lo dice in assemblea pubblica che i privati legittimamente hanno portato dei contratti, e dice anche che se non avessero portato i contratti privati magari avremmo avuto più forza come amministrazione. Seppur però bisogna ricordare che le norme sono fatte in una certa maniera. Quello che appunto dal dibattito deve essere lasciato fuori però è la strumentalizzazione rispetto agli atti, perché l'autorizzazione che il Comune ha rilasciato, cioè ripercorrendo voglio dire il tutto, bisogna dire le cose come stanno, cioè in Comune è arrivata una richiesta per gli spazi pubblici nel 2018, il Comune ha lasciato decadere questa cosa qui, perché comunque portare un'antenna in un territorio è sempre difficile. E vedo che in tutti gli altri comuni, se voi andate a vedere i numeri delle antenne che ci sono dei numeri spaventosi. A Misano le hanno messe nel periodo del lockdown, c'è stata anche lì
una protesta, però alla fine, voglio dire, non c'è stato l'accanimento terapeutico da parte di quei partiti, e quindi in questo caso sia il PD che il 5 Stelle, che però hanno aperto attraverso le norme anche al 5G. Perché quindi, in sostanza... Le volevo chiedere... Incongruenza, ha capito? Perché anche la Talacci, la consigliera Talacci, in assemblea ha detto che lei è favorevole. Anche un'altra persona che ha fatto politica insieme a me, che era in assemblea, è uscito dall'assemblea dicendo: io sono favorevole al 5G. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, allora andiamo sul merito. Diciamo che l'amministrazione sta facendo dei passaggi importanti, anche normativi, tutto documentato, perché comunque ci sono i dirigenti che firmano gli atti, quindi non è il sindaco che si sveglia la mattina e firma l'atto. Il sindaco in questa vicenda ha semplicemente condotto le operazioni di mediazione per evitare che quell'antenna fosse messa a 70 metri da una scuola, fosse messa in un luogo che avrebbe impattato da un punto di vista paesaggistico tutto il territorio. Sindaco, la interrompiamo un attimo, le faccio una domanda, poi abbiamo in linea, ha appena chiamato, anche Roberta Talacci, però le volevo chiedere questo: l'amministrazione, perché è una cosa appunto che si dice, si stava già muovendo a prescindere dalle pressioni, esatto, infatti, dalle richieste del comitato per lo spostamento dell'antenna. Perché era questo anche che la consigliera di minoranza proprio ci diceva: l'amministrazione ha cominciato a muoversi quando è arrivata un po' la pressione da parte della comunità. Assolutamente no, anche perché si possono anche raccogliere 10.500 firme. Queste firme hanno il valore per me, che sono sindaco ovviamente, però per i gestori non hanno nessun valore. La forza amministrativa non esiste, così come è falso quando si dice che un regolamento del comune avrebbe evitato. Il comune un regolamento ce l'ha, ha lo stesso regolamento che hanno tutti i comuni della provincia, quella volta fatto dalla provincia e approvato, ratificato dai comuni. Il regolamento che il Comune di Coriano sta decidendo di fare è sugli impatti elettromagnetici, però capite bene che anche un regolamento di questo tipo, che non è vincolante per i gestori, sapete che cosa fa questo regolamento? Indica delle zone dove c'è più impatto, delle zone dove non c'è più impatto. Quindi l'amministrazione a quel punto mette un bollino sui territori e sui luoghi e quindi dice ai cittadini: mi dispiace, in questo lato ci sono troppe radiazioni, quindi non verranno delle antenne, in quest'altro lato dove hai casa tua potrebbero venire delle antenne. Sapete che cosa vuol dire questo per un territorio? Sapete cosa vuol dire questo per tutti i cittadini? No, perché finché si ragiona in termini di salute, allora io sono la prima a voler, e l'ho detto anche in conferenza stampa a Roma, a voler avere il rispetto per quelle che sono le mie competenze, perché diversamente lo Stato deve commissariarsi. Sindaco, la fermiamo perché abbiamo appunto Roberta Talacci, che chiaramente si è sentita probabilmente chiamata in causa anche dalle sue dichiarazioni. Lasciamo anche un po' di tempo, sappiamo che il telefono non è il modo migliore per confrontarsi, però sentiamo appunto, diamo il buongiorno, Roberta, anche buongiorno. A Roberta, buongiorno. Buongiorno a voi. Immaginiamo abbia seguito, per cui insomma, se vuole... Su cosa vuole replicare? Ma innanzitutto ci tenevo a precisare una cosa, non c'è nessun tipo di strumentalizzazione del comitato, perché forse non sono stata chiara l'altro giorno, ma il comitato è nato trasversalmente e autonomamente. Il comitato ha chiesto a tutti, cioè dal mondo della cultura, alla politica, un contributo ed un aiuto. Chiaramente, io ho partecipato ad una riunione pubblica che il comitato aveva indetto, per il resto io non ho mai partecipato, come mi risulta nessuno dei miei colleghi, alle riunioni private del comitato. Confermo che l'unica strumentalizzazione che c'è in questa situazione è proprio quella di dire che per sminuire, a mio avviso, il ruolo del comitato, che noi di parte del sindaco dice PD, ma io sono di Insieme per Coriano, comunque che il PD vuol mettere un cappello sul comitato. Io credo che da nessuna parte
si trovano affermazioni che confortano questa teoria, che per me è solo un tentativo di buttarla in cacciara politica. Però a parte questo, sulla tempistica, sul fatto, volevo contestare il fatto che il sindaco ha detto che c'era già l'intenzione di muoversi. Allora io francamente, come consigliere comunale, mi chiedo come sia possibile autorizzare una compagnia telefonica che quindi dà un avvio ai lavori, quindi investe del denaro, per poi dirgli dopo cambiamo posto. Allora qui o la compagnia poi ci chiede i danni e quindi ci esponiamo ad un danno erariale, oppure c'è qualcosa che non quadra, perché se la compagnia ha dato il via ai lavori in luglio, io faccio fatica, o perlomeno mi auguro che il sindaco non avesse ancora intenzione di trovare delle strade alternative in quella fase. Le strade alternative andavano cercate prima, cioè non nel momento in cui... Quindi sul fatto che il sindaco si sia mosso dopo che è nato un comitato bipartisan e spontaneo, per me non ci sono dubbi. E per quanto riguarda il regolamento, il sindaco ha perfettamente ragione, il regolamento del 2004 non serve a nulla, non ha nessuna valenza. Il regolamento di cui sta parlando sono i regolamenti nuovi, quelli che vengono fatti in concerto con le esigenze delle compagnie, cioè quindi basta andare a leggersi i decreti e tutta la normativa che riguarda il settore, proprio per far sì che ci sia il rispetto della norma nazionale che dice che ci deve essere la copertura, e quindi non si può dire no impianti di telefonia, e nello stesso tempo ci sia una mitigazione del danno ambientale e una mitigazione dei campi magnetici sulle persone. Mm-hmm. Questo volevo precisare. No, ma a Roberta ha fatto benissimo, anzi a noi fa piacere, ci dispiace solo di non avere gli strumenti migliori. Sì, no? Anche perché abbiamo i tempi molto stretti a questo punto. Io chiederei... Vi devo prego, dire una cosa. Prego, prego. Siccome mi amo, io vi ho fatto una critica e devo dire faccio ammenda, perché no, a volte come dite voi, la velocità anche di questi strumenti a volte induce a credere... però effettivamente ci avete dato la possibilità, ecco, di intervenire. Questo è come, ma giustamente tante persone non possono sapere anche qual è lo stile, noi ci proviamo, poi sbagliamo mille volte ancora e la ringrazio Roberta per questa anche sua considerazione. Il sindaco, non so se vuole rispondere sul merito, non so se c'è ancora Domenica abbiamo Spinelli. Abbiamo un paio di minuti perché abbiamo un'altra collegamento. Andrei sul merito, sindaco, se riesce, perché grazie. Vado sul merito velocissimamente, però meriterebbe molto più tempo. Allora, la Roberta Talacci forse dimentica che l'autorizzazione per il primo sito che è arrivata attraverso un silenzio assenso, nel senso che loro avevano fatto, la Wind aveva fatto la richiesta a dicembre 2018, ha recuperato tutti i pareri, quindi ha in tasca già la prima autorizzazione. E non è vero che un'amministrazione può bloccarla secondo la legge solo nel momento in cui arriva un parere negativo, cosa che non è arrivata. Dopodiché, quando si inserisce l'interlocuzione dell'amministrazione, questo dimostra che noi non siamo stati fermi dal 2018, si inserisce con pena denuncia per il comune di non rilasciare l'autorizzazione. Quindi si inserisce una seconda autorizzazione, consapevoli del fatto che passano i 90 giorni e quindi inizio lavoro viene dato, ma nello stesso tempo portavamo avanti la trattativa importante per la quale poi qualcuno volutamente ha voluto far uscire dei titoli sulla stampa che hanno bloccato quella trattativa. Alcuni altri siti erano già perfetti per il gestore e quindi consapevoli che l'inizio lavoro non si poteva negare perché c'era la richiesta da parte dell'azienda di denunciarci, quindi il lavoro è cominciato. Detto questo, l'ultimo tema, quello del regolamento, allora la legge e anche l'ultimo decreto semplificazioni del numero 76 di luglio dice che è possibile fare dei regolamenti, però che non limitano gli interessi dei gestori a coprire le reti. Per cui, come ho detto prima, è un regolamento di cui tutte le amministrazioni dovrebbero dotarsi, ma non ce l'ha neanche Rimini ancora.
Questo per farvi capire quant'è complicata la situazione, perché in quel momento lì in cui si fa un lavoro puntuale sul territorio, si dice questo è un territorio sì antenne, questo è un luogo no antenne, quindi questo è divisivo per il territorio, divisivo per... Allora, noi arriviamo al... Nessuno controlla l'aspetto sanitario, ecco, questo è il vero focus sul quale ci dovremmo concentrare, non sul fatto che l'antenna arrivi nel giardino di casa, ma quanto l'antenna fa male. Ecco perché la Sindaco, mia... Allora, io direi a questo punto, sperando che anche Roberta sia ancora in linea, noi quello che possiamo fare è invitarvi, quando insomma ci sarà l'occasione anche nella nostra trasmissione, quella per dove... un confronto faccia a faccia su questo, speriamo su questo accettiate tema, entrambe, dove potrebbe ci sarà essere... poi la possibilità appunto di andare anche oltre. Io non mi... No, i confronti sono sempre validi. Roberta, per lei, non so se Roberta è ancora in linea. Non c'è nessunissimo problema. Esatto. Per i confronti ci sono. Volevo mandare però una richiesta al mondo degli artisti, della storia. Cioè, voglio dire, l'antenna che è di fronte all'Arco d'Augusto sulle poste, magari qualcuno si potrebbe muovere anche a Rimini per farla rimuovere. Perché adesso, se lo scempio è vicino... Qui apriamo poi una... Se vogliamo davvero essere coerenti, io lo mando l'appello appunto anche al Comitato Cittadino di Coriano, che si sta battendo per Coriano, di farlo a livello provinciale, se vuol dare un senso diciamo alle richieste. Sindaco, di grazie. Dobbiamo Roberta, purtroppo interrompere, no, salutiamo, qui, anche, salutiamo Roberta, anche Roberta Talacci, perché sentivamo parlava sottofondo, ma purtroppo non è semplice. Va benissimo. Allora, ringraziamo... Bello. No, io volevo ringraziare entrambe per insomma avere così avuto questo confronto. Ringraziamo, quindi salutiamo Domenica Spinelli e Roberta Talacci. Buona sindaco giornata. Di Coriano ed esponente di Insieme per Coriano, che si sono confrontate telefonicamente, poi avremo modo di farlo in maniera magari... Sì, Andrea, lo devi fare. In presenza, come si dice adesso. Dobbiamo tornare a fare le cose in presenza. Adesso noi abbiamo un altro ospite che ci aspettava da qualche minuto, se non sbaglio. Intanto lo cerchiamo, intanto lo andiamo a chiamare. Io però vorrei ricordare, chiudendo anche questa parentesi, perché qualcuno può darsi, insomma, siccome è stato un dibattito abbastanza ampio, inizialmente a proporre appunto le interviste, abbiamo letto un messaggio di Alessandro Cavuoti, che è portavoce del comitato, anche il comitato è stato chiaramente chiamato in causa e oggi purtroppo non abbiamo tempo, ma domani, lo dico ad Alessandro se è in ascolto, eventualmente insomma, o se qualcuno glielo vuole dire, domani cercheremo di metterci in contatto anche con lui per avere la terza, diciamo così, posizione raccolta in questi ultimi giorni su questo tema che abbiamo appreso noi proprio Poi vuol dire che sul campo, diciamo così, che è molto molto sentito. Tra l'altro, la cosa che poi io dico sempre alla fine, l'importante sarebbe ottenere il risultato, che poi chi sia ad aiutarci ad ottenere questo risultato insomma potrebbe essere. Comunque, convitato, domani adesso siamo da voi. Un tema un pochino più tranquillo. Ma io adoro queste trasmissioni, cioè perché ci aiutano veramente a capire anche quali sono le vie in cui il dialogo, il confronto può essere utile, speriamo sempre. Allora, il tema è completamente diverso. Esatto, il tema è completamente diverso. Ancora non abbiamo l'ospite in linea. Ho visto una... Ce l'abbiamo, quindi questa notizia ve la do dopo. Allora, sì, guarda Andrea, prendiamo una bolletta. Sei pronta a prendere una bolletta? Sì, una bolletta dell'acqua, perché allora noi vorremmo parlare, intanto diamo il buongiorno ad Alessandro Rapone, che è amministratore unico di Amir, spero di non sbagliare perché questo rappresentante. Ho controllato, amministratore unico di Amir. Intanto Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie. Allora, Amir domani organizza un convegno, siamo al Palacongressi alle 9:30 del mattino, poi vi diamo anche tutti i dettagli, dal titolo Il valore dell'acqua. Devo dire la verità, il valore dell'acqua, chiaro, l'oro blu, il valore del non spreco dell'acqua, ce n'è sempre meno sul nostro pianeta. Lo diamo un po' per scontato. Esatto, però c'è anche un altro aspetto che magari in pochi minuti può essere interessante anche per chi ci ascolta. Il valore economico dell'acqua. Sappiamo che è un bene pubblico e quindi insomma deve essere per tutti un bene presente. Certo. Però è anche vero, Alessandro, che c'è un grande tema che adesso si apre per il nostro territorio, che è quello di un bando, di una gara europea per la gestione del servizio idrico per i prossimi 20 anni. Dico bene? No, perché non vorrei sbagliare.
certo, confermo. È tutto giusto, bene, l'ho studiato bene. Lo dico questo, perché diciamo prendiamo una bolletta? Perché se voi prendete sotto mano una bolletta vostra dell'acqua, ne potremmo prendere veramente una e guardare le voci, perché ci sono quelli bravi che le guardano tutte le voci, non solo della bolletta dell'acqua. Quelli meno bravi pagano e basta. Sì, come me, io sinceramente devo dire che sono sempre un po' disattenta. Cerchiamo di capirci un po' di più. Ecco, però. Esatto, perché in quelle voci ce ne sono alcune che pesano molto e sono legate anche al tema che domani verrà affrontato nel convegno. Alessandro. Dunque, buongiorno. Dunque, la questione va inquadrata, cerchiamo di essere pratici e anche grazie, semplici, esatto, nella, questo ci aiuta. Usciamo dalla dimensione tecnica, però se noi analizziamo una bolletta dell'acqua, le tre voci fondamentali che incidono per oltre il 90, direi quasi il 95% del costo, sono tre voci che costituiscono insieme il cosiddetto servizio idrico integrato. Ci riferiamo a acquedotto, fognatura e depurazione. Sono i tre passaggi fondamentali, imprescindibili, che insieme appunto rappresentano quello che è il percorso integrato dell'acqua, perché l'acqua, il servizio di acquedotto, diciamo, è l'acqua potabile di cui disponiamo per lavarci o anche per bere. La fognatura va da sé, è la raccolta, diciamo, dei reflui, e la depurazione è un passaggio molto importante che è, diciamo, appunto, lo dice la parola stessa, la depurazione delle acque reflue che poi vengono reimmesse in mare. Quindi si completa il circolo, diciamo che l'acqua con questo servizio integrato è un esempio concreto di economia circolare, se vogliamo, cioè un bene che viene raccolto dalla natura, insomma, dalle falde o dai laghi o dalla pioggia, viene utilizzato dall'uomo, trattato e poi viene reimmesso dopo appunto la depurazione nell'acqua del mare, e quindi torna poi dal mare con le piogge, l'evaporazione ritorna nelle nostre falde e il ciclo continua in modo perenne. Questo un po', diciamo, esatto, no, perché era bello partire dalla bolletta, perché se noi ce la prendiamo sotto mano poi vediamo, e vediamo anche quanto c'è di infrastrutturale proprio nella gestione di un bene che, insomma, non è che possiamo, almeno noi nella parte nostra di mondo, a prendere nei fiumi o nei laghi, magari in qualche bella sorgente, certo, in montagna sì, però diciamo parliamo del nostro territorio, perché si va, è un momento importante storico rispetto a cioè, oggi c'è un gestore, però poi arriva questa gara, e sappiamo quando ci sono gare europee si apre il mondo, Alessandro. Certo. No, allora, prima di tutto è una cosa che noi abbiamo voluto organizzare a Rimini diciamo, come spirito di servizio, essendo un'azienda pubblica, per informare prima di tutto i cittadini, che sono gli utenti, le imprese, da cui abbiamo riscontrato un enorme interesse su questa iniziativa, e ovviamente coloro che hanno un ruolo amministrativo decisionale, perché è la chiamiamo la classe dirigente, comunque tutti coloro che hanno qualche ruolo sul territorio, è bene che vengano sensibilizzati sull'importanza di questo passaggio, perché riguarderà tutta la nostra provincia per i prossimi 20 anni. Quale sarà il gestore, cioè il fornitore del servizio? Oggi ovviamente noi sappiamo che fino adesso è stato ERA, qui c'è una gara, è una gara europea che risponde a dei vincoli molto stringenti, quindi di assoluta trasparenza, di regole molto impegnative. E ci sono due aziende, ci risulta, candidate a questa gara, e quindi insomma, l'autorità di regolazione regionale che dovrà effettuare la valutazione e selezionare il futuro gestore di Rimini ha una bella gatta da pelare, diciamo così. Ecco, infatti, Alessandro, questo, perché magari chi ci ascolta dice vabbè, ma in fondo a me che cosa mi cambia se continuerà ad essere quel gestore lì, se arriverà una multinazionale, che ne so, spagnola, adesso dico delle cose. Invece qualcosa bandera. Potrebbe cambiare. Invece potrebbe cambiare qualcosa anche per il cittadino, cioè informarsi vuol dire anche capire che cosa sta succedendo. Certo, noi abbiamo un esempio in Toscana, credo in provincia di Arezzo, negli anni scorsi, fu aggiudicato in servizio a una multinazionale francese, chiaramente si tratta di aziende che operano con una logica squisitamente, diciamo, economica, quindi sono quotate in borsa, sono multinazionali, certo. E chiaramente il rapporto con il territorio, con gli enti locali, con i sindaci non esisteva sostanzialmente. Noi veniamo da un'esperienza fino a 20 anni fa delle cosiddette aziende municipalizzate, avevano il pregio di essere molto legate alle amministrazioni locali, nel bene e nel male, in quanto comunque il cittadino si lamentava, l'impresa si lamentava, l'amministratore dell'azienda andava dal sindaco, che erano indossati la stessa medaglia, e cercavano di trovare delle soluzioni. Erano più elastiche, però il problema è che queste aziende dimensionalmente piccole
sono state superate dalle logiche. E lo sappiamo, certo. C'è un tema di globalizzazione che ormai diciamo che è dato. Tocca tutto. Ma poi è normale, cioè pensare di tornare all'antico. Prego. Sì, sì. Volevo fare un'ultima considerazione, terra a terra, ma per essere insomma, comprensibile un po' tutti, no? Cioè, quando noi paghiamo, tornerei alla questione della bolletta. Mm-hmm. Allora, quando noi paghiamo la bolletta dell'acqua, non è che paghiamo l'acqua, perché l'acqua è pubblica, è un bene a disposizione dei cittadini. Le falde, le sorgenti sono di proprietà del demanio. Ecco, quello che noi paghiamo è il servizio, e il servizio è molto costoso, perché l'acqua prima di tutto è molto pesante. L'acqua va raccolta, va trasportata, va stoccata in grandi impianti, bacini naturali o artificiali, abbiamo l'esempio della diga di Ridracoli in Romagna. L'acqua va distribuita, va trasportata, va controllata a livello igienico-sanitario, quindi tutta questa filiera, chiamiamola così, richiede delle infrastrutture estremamente complesse, molto costose, di difficile e complessa realizzazione, che richiedono anche una costante manutenzione. E questo è il vero costo. Allora, fino a 20 anni fa questo costo entrava nella fiscalità generale, lo pagavamo con le tasse. Poi con la direttiva europea che ha imposto, diciamo, agli Stati membri di responsabilizzare le gestioni, questo servizio lo paghiamo nella bolletta. Quindi le aziende che gestiscono il servizio idrico devono far pagare ogni investimento all'utente. Però in questo modo c'è una forma di trasparenza e di responsabilizzazione su quello che effettivamente noi paghiamo. Mi sembra molto chiaro, Alessandro. Io direi a questo punto, se in qualche modo quello che ha detto Alessandro Rapone ha sollecitato il vostro interesse, il desiderio di approfondire, c'è la possibilità di farlo. Alessandro, vuole dare lei l'appuntamento per domani? Perché, come diceva all'inizio, non è solo una cosa per tecnici, perché quando si parla di questo bene prezioso, tante volte abbiamo parlato delle perdite, dell'acqua che insomma non, certo, non si riesce, che anche quelle sono cose importantissime, quindi ma tutti i lavori... Provate a pensare anche a quest'ultimo elemento che vi do come suggestione, insomma, cioè, l'acqua noi la consumiamo tutti i giorni, addirittura nel nostro territorio, e pretendiamo di trovarla sempre. Allora, addirittura nel nostro territorio, questa è la nostra specificità, in estate, che è il periodo dove naturalmente c'è meno disponibilità di acqua, perché piove meno storicamente, invece nel nostro territorio c'è un consumo abnorme di acqua. Pensate quando tutti i turisti rientrano dalla spiaggia e fanno la doccia negli alberghi. Ecco, il servizio idrico consiste anche nel fare trovare la disponibilità della materia prima, acqua, a tutti in qualunque momento, in qualunque ora, a prescindere dalla disponibilità effettiva. E quindi diventa molto, cioè, ecco perché serve una gestione industriale, perché in inverno viene in autunno diciamo viene raccolta, in estate che non c'è molta pioggia, però c'è maggiore consumo, per esempio, almeno nel nostro territorio, e noi comunque la dobbiamo far trovare sempre pronta. Quindi questo è fondamentale. Ed è un'altra bella suggestione. Allora, ricordiamo domani l'appuntamento di domani alle 9.30, il valore dell'acqua. Sala dell'Arengo, Palazzo dei Congressi di Rimini, insieme ad Alessandro Rapone e anche Gianluca Brasini, assessore del Comune di Rimini, Luigi Castagna, che è presidente di Conservizi Emilia Romagna, Vito Belladonna, direttore di Atersi, che ricordiamo è l'ente che sta alla base un po' anche di questa, esatto, gara, Giordano Colarullo, direttore generale Utilitalia, scusa. Scusatemi, e Andrea Guerrini, che è componente del collegio di Arera. Rapone, grazie. Grazie Alessandro. A domani, buona giornata. Buongiorno. Abbiamo un ospite questa volta fisico che tra un po' faremo accomodare, ma abbiamo ancora qualche minuto, perché volevo leggere questa notizia appena arrivata: un'operazione della polizia locale di Miramare, che dopo una serie di esposti che erano stati presentati appunto alla polizia sulla pubblicizzazione di alcuni eventi musicali sotto forma di feste di compleanno all'interno di una struttura ricettiva stagionale di Riva Azzurra, hanno deciso di intervenire. Eventi che venivano molto pubblicati anche sui social. Uh-huh. Arrivati sul posto, gli operatori cosa hanno verificato? Che la sala ristorante dell'hotel era stata trasformata in sala da ballo, con luci stroboscopiche, casse acustiche, postazione DJ, non servizio bar. 40 persone stavano ballando in coppia musica latinoamericana. All'ingresso il titolare della struttura chiedeva agli avventori di compilare un modulo per la traccia dei contatti, ma di fatto si trattava solo di un elenco di nominativi in parte illeggibili, non completi dei dati. Lo stesso gestore dichiarava agli operatori che si trovavano davanti ad una festa privata. Di fatto, dagli accertamenti svolti nell'immediatezza, alla festa si trovavano sia gli amici della festeggiata,
ma anche persone a lei sconosciute che avevano prenotato l'ingresso con la direzione dell'hotel. Ah, neanche la festeggiata, ma pagava la festeggiata però. Nella hall dell'albergo c'era poi materiale pubblicitario per nuove feste di compleanno che si sarebbero svolte nei giorni successivi. Un'attività che sulla base degli accertamenti rafforza, scrive la polizia locale, l'ipotesi che l'hotel fosse diventato per gli amanti del ballo latinoamericano un punto di ritrovo alternativo alla chiusura delle sale da ballo e delle discoteche disposte dal Ministero della Salute. Approfittavano del fatto che qualcuno faceva una festa di compleanno, quindi come tale si poteva fare, esatto, perché arrivassero anche altre persone che magari forse c'è anche una foto che un ha inviato la polizia locale dove si vede di schiena questa gente che balla, non so se si riesce a farla vedere, comunque la mostreremo sul nostro sito appena avremo adesso il tempo di scrivere Matteo, può darsi che ci la arriva. Notizia questa è la vediamo. La sala da pranzo trasformata in sala da ballo dove gli avventori di questo hotel, che aveva quindi diciamo deciso di incrementare la propria attività in questo modo, si davano appunto ai balli. Intervento della polizia locale, appunto, visto che il ballo non è non si può fare, non si può fare ancora di più al chiuso. Noi ricordiamo invece che ieri è arrivata la notizia di un nuovo studente contagiato. Si tratta di una studentessa, una liceale di ritorno da fuori regione, insomma è venuta a contatto con un positivo, ha eseguito il test ed è risultata anch'essa positiva. Tra l'altro c'era anche un aggiornamento, Andrea, in merito ai bambini della scuola Ricci di San Vito. Ieri ancora le classi, ma ce l'aveva detto anche il sindaco, sì, erano vuote, quindi i bimbi comunque in modo precauzionale, le famiglie hanno deciso di tenere a casa le due classi dove frequentate dai due bimbi risultati positivi, due fratellini. Però leggevo questa mattina che i primi risultati di tamponi che stanno arrivando anche in merito proprio a quelli che sono stati eseguiti stanno a scuola dando esito negativo. Esito negativo, esatto. Quindi dovrebbe rientrare tutto alla normalità. Io direi, visto che per arrivare il tuo ospite devo uscire io, facciamo vedere sì, un servizio perché magari. Il tema è quello del sovraffollamento sui mezzi pubblici. Ah, sui ho quali visto che Santi al prefetto aprono. Dice serve la polizia. Questo è quello che apprendiamo anche noi sui quotidiani quest'oggi. Credo ci sia stato un comitato per l'ordine e la sicurezza concentrato proprio sul tema del trasporto scolastico, un tema che ieri è stato al centro anche di una interrogazione più centrata su Ferrara, ma che è stata l'occasione in regione per fare un po' il punto della situazione. A rispondere l'assessore con appunto l'assessore ai trasporti della regione Andrea Corsini, che ha spiegato cosa sta facendo la regione, ammettendo, lui dice sì, qualche caso c'è qualche stato caso? Di, sovraffollamento. Di sovraffollamento, forse qualcosa in più, cioè, ma forse non è non, ci arrivano non tante ha segnalazioni in età da superiore, può darsi, forse, cioè, non lo so, forse sì, non lo so, arrivano tante segnalazioni anche di studenti che i genitori tengono a terra o accompagnano, sì, non gli sì, hanno sì, rinnovato sì, l'abbonamento proprio vista l'attuale situazione che ancora sembra ben lungi dall'essere ho normalizzata. Letto, ho letto tra l'altro anche, è vero che sui social gli adolescenti sono pochi, ma c'era un commento proprio di un ragazzo che probabilmente insomma è utente Facebook e ha scritto un po' la vicenda, sembra un po' una di quei film metropolitani, la fatica di stare sull'autobus, che sei lì o sei preoccupato perché c'è in mezzo, e lui diceva fate qualcosa, qualcuno faccia qualcosa, perché così ecco, non allora possiamo cerchiamo fare cerchiamo di capire intero. Cosa sta cercando o almeno provando di fare la regione per porre rimedio a questi tanti disagi di questo inizio scuola. Se i protocolli anticontagio in classe si stanno rivelando efficienti in base ai primi casi emersi, le vere criticità di questo avvio di anno scolastico si stanno concentrando invece sul trasporto. Ogni giorno arrivano segnalazioni di autobus affollati, di studenti impossibilitati a salire. Start è corsa ai ripari, potenziando alcune linee più critiche, ma i disagi ancora restano, complici nei primi giorni almeno anche gli orari ancora in divenire di alcune scuole. E la discussione è divampata anche a livello politico. Problemi che non riguardano solo la provincia di Rimini, ai quali la regione sta cercando di porre rimedio. Sul piatto ci sono 1,6 milioni per servizi aggiuntivi, anche a noleggio, per coprire la domanda di mezzi pubblici richiesti da enti e agenzie di trasporto locali. Qualche affollamento c'è, lo confermo, anche se piuttosto diciamo circoscritto da alcune situazioni, da alcune linee. Naturalmente interverremo perché è normale farlo ed è giusto farlo, perché le regole vanno rispettate. Ora, la prossima settimana avremo un incontro del tavolo di monitoraggio proprio per
segnalare puntualmente alle agenzie e alle aziende le situazioni di criticità e intervenire appunto per riequilibrare queste situazioni. Ovviamente da questo punto di vista ci vuole anche molta collaborazione da parte degli istituti scolastici, perché il sistema del trasporto pubblico ha una certa flessibilità, ma non ha una flessibilità infinita, e quindi, come dire, la scuola e il sistema del trasporto pubblico, laddove questa collaborazione è magari meno intensa, devono compenetrarsi le esigenze, perché questo altrimenti può creare qualche problema. Però insomma siamo intervenuti e interverremo per correggere le situazioni di criticità che ci hanno segnalato anche diversi cittadini. Ecco, in questa intervista Corsini, l'ha realizzata a margine della conferenza stampa nella quale è stato presentato il nuovo piano di rinnovo del parco autobus a livello regionale, che prevede l'acquisto di 1600 nuovi bus in tutta la regione nei prossimi 15 anni, 600 dovrebbero arrivare nel prossimo quinquennio, di questi 600, acquisti che vengono effettuati non solo con finanze della regione, ma anche grazie a finanziamenti che arrivano dallo Stato e all'aiuto anche delle società di trasporto locali, 79 nuovi bus dovrebbero arrivare in provincia di Rimini, però appunto nei prossimi 5 anni, non è che arrivano tutti insieme a rinnovare il parco mezzi. Abbiamo sentito la regione sta pensando anche a servizi alternativi o privati per dare una mano in questa fase di disagio per quanto riguarda il trasporto scolastico. Come abbiamo sentito, insomma, d'altra parte i politici fanno così, ma sì, qualche problema ma questo dappertutto, non ci stupiamo di ciò. Allora, invece, velocemente andiamo anche a parlare di una cosa che rinizia finalmente, nel senso, sperando, che incrociando le dita, ma ritornano oggi apre va Maurizio, il nostro esperto di arte, di cultura. No, esatto, in parte nulla. Forse alcuni ancora non sanno neanche bene che cosa sia il nuovo museo di arte contemporanea. Tra l'altro non so perché è stata scelta proprio questa data, insieme al Meni ci sono le visite guidate, diciamo che non è così ampio. L'impatto è un pochino stipato con il tendone di Almeni nella piazza Cavour, e dietro c'è il museo, magari si poteva diluire soprattutto perché il museo, visto che sta i musei comunali proprio in occasione dell'inaugurazione del parco che ci sarà quest'oggi, tra l'altro con la collezione anche messa a disposizione dalla Fondazione San Patrignano, prevede nel fine settimana una serie di visite guidate tra esatto. Domus, il centro, insomma. E poi quando esci e poi mangi ti stuzzi qualcosa, un po' l'appetito, vai a Almeni speriamo che ci sia spazio per tutti, ci auguriamo che da una parte pensare che ci sia tanta gente appassionata alla cultura è una cosa bella, poi tu vai ad Almeni e non sanno se sei andata a vedere il museo o se sei andato per mangiare, quindi passi anche per quello intellettualmente preparato. Comunque, dicevo, oggi mi hai dato un'idea. Lo so, oggi inaugura il parte, va bene, ma un'altra cosa che invece ripartono sono Andrea, non sono ancora le 10:19, però abbiamo detto le tue sciapità dalle 10:19 in avanti. Sciapità lo conosco, capiscono solo quelli del nostro territorio. Esatto. Comunque, le fiere. Si riparte il sistema Italia delle fiere, non solo Rimini, però diciamo che per IEG la grande scommessa è Ecomondo, che è una delle più grandi fiere organizzate proprio dalla società. Ieri è stata presentata online, perché poi anche la dimensione online sarà un aspetto importante di questa ripartenza, però ci sarà anche la possibilità di andare ad Ecomondo. E allora ci facciamo raccontare un po' di Ecomondo in questa sua edizione tutta speciale, perché quest'anno è tutto speciale, poi magari anche un approfondimento proprio sul tema del comparto fieristico. Misure imponenti per garantire la sicurezza ad espositori e visitatori, 3 ingressi diversificati e una piattaforma digitale per estendere virtualmente i padiglioni e le sale conferenze. Dal 3 al 6 novembre la Fiera di Rimini si prepara ad accogliere la nuova edizione di Ecomondo e Key Energy. Le aziende italiane hanno mostrato fiducia e saranno presenti in buon numero. Previsti anche operatori esteri grazie alla deroga a livello nazionale per i partecipanti alle fiere. Basta il tampone negativo per rimanere 5 giorni in Italia ed evitare la quarantena. Visti i temi ambientali, nei parcheggi della fiera sono anche stati predisposti stalli gratuiti per bici e monopattini. Una macchina organizzativa importante ed impegnativa per far ripartire un settore in forte sofferenza. C'è una realtà, quella cinese, che ha ripreso l'attività fieristica con buona riuscita. Ma a livello generale, dagli Stati Uniti all'Europa, siamo di fronte a un vero e proprio cataclisma per quanto riguarda l'attività
fieristica. Noi abbiamo cercato di mettere a punto una strategia. È la prima manifestazione in persona di grandi dimensioni che si terrà a Rimini dopo il lockdown. Quindi ci sono grandi aspettative e devo dire che il nostro paese sta dimostrando in Europa di essere quello che meglio sta riuscendo a fronteggiare questa pandemia in campo fieristico. Siamo praticamente l'unico paese dove si stanno tenendo manifestazioni, non solo ovviamente nei nostri padiglioni, ma a Milano, a Parma, presto a Bologna, quindi un grande segnale. Ecomondo si inserisce in questa voglia di ripresa che le aziende stanno dimostrando. Abbiamo messo a sistema un nuovo modo di stare insieme, un nuovo modo di fare fiera che integri la parte fisica, i metri quadrati con i byte, quindi anche con una piattaforma digitale che estenda le opportunità di business e faccia esplorare i nostri espositori quelli che possono essere nuovi contatti, nuovi prospect. Chiaramente non ci sarà tutta questa gente ad Ecomondo perché chiaramente non ci sono ingressi contingentati. E non ha cambiato nome la fiera? No. Non si chiama Yeg Yeg. No, esatto. È stato un problema sui sottopancia perché vabbè, ci sta seguendo capitare. In video, diciamo così. Se ne vedono di peggio. Rispetto al 2019 ci sarà il 70% degli spazi occupati. Non ci saranno, diciamo, ingressi contingentati perché, come si diceva, ci saranno diversi ingressi. Chiaramente l'invito è iscriversi prima sul sito online per incontrare soprattutto appuntamenti business. Dicevamo però che questa ripartenza è anche un po' l'occasione per guardare anche al futuro molto complicato, lo diceva anche Cagnoni in questa prima parte di intervista, proprio del comparto e soprattutto della chiusura annuale di IEG, che ricordiamo essere anche quotata in borsa, per cui insomma ci sono tanti aspetti da considerare. Un minutino del presidente Cagnoni proprio sull'immediato futuro, non è che sia proprio ottimista, però qualche segnale di speranza. Qualche tempo fa, quando pensavamo come si sarebbe concluso il secondo semestre del 2020 dal punto di vista dell'attività fieristica, eravamo molto pessimisti. È chiaro che nella situazione di oggi indulgere all'ottimismo non è una grande idea, ma pensare che con ogni probabilità riusciremo a confermare le due grandi manifestazioni, quella sul turismo, TTG, e in modo particolare quella di Ecomondo, è un segno che la ripresa, per quanto difficile, per quanto complicata, dell'attività fieristica possa fondarsi su prospettive anche discretamente concrete. Questa è la voce del presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, a fare il punto sul futuro anche del fieristico, in particolare di quello riminese, in un anno quanto mai difficile. Come avrete visto, per chi ci segue in TV e sui social, c'è stato un cambio. Per ovvi motivi di Covid non possiamo restare in tre in questo loculo e quindi abbiamo fatto uscire Simona ed è entrato Andrea Sant'Angelo. Buongiorno Andrea. Buongiorno, ci avete perso direi. Comunque, diciamo che per chi non lo conoscesse, insomma, storico, conduce anche una trasmissione che tra l'altro sta avendo un buonissimo riscontro insieme a Lia Celi, Mi contro tu, eh? Un altro genere di storia, va in onda il martedì in prima edizione, poi potete trovare tutte le puntate sulla piattaforma Icaro Play e riguardarvele con calma quando volete a casa vostra sul telefonino, ma oggi è qui Andrea da solo per presentare il suo nuovo libro. Praticamente scrive un libro ogni settimana. Sì, perché ha tante cose. Esce un mio libro ogni mercoledì. Esatto, è come gli inserti sui quotidiani. In questo caso ti sei concentrato sul periodo fascista. Sì, questa è un si vede, sì, si vede. La caduta dell'impero fascista, la guerra in Africa orientale italiana 1940-41. Esatto, ed è praticamente uno di quei rarissimi libri su questo argomento, perché sembrerà strano. Ma avvicinati un pochino più al microfono. Ok, sembrerà strano, ma nessuno parla mai di questa campagna militare. E perché? Hai trovato un motivo? Sì, ce ne sono diversi di motivi. Il più importante è perché ha a che fare con il nostro passato coloniale, che non è una cosa di cui, insomma, si parla volentieri. Esatto, si parla volentieri. La seconda parte del perché è perché è legato al periodo fascista, quindi anche un'altra questa è un'altra cosa di cui non si parla volentieri. Esatto.
poi perché è legato a una grande sconfitta. Le sconfitte noi ne abbiamo avute talmente tante che una più, una meno, ma comunque non se ne parla mai volentieri. E poi anche perché chi è stato praticamente, ha partecipato, quindi anche i reduci da questa battaglia, non ne hanno parlato molto. Molto, per un motivo molto semplice, perché diciamo che la gran parte delle unità che hanno combattuto là erano unità di camicie nere, oppure erano una unità di ascari, quindi coloniali. Quindi finita la guerra puoi capire che non c'era una gran, non sentivo una gran necessità di ricordare quello che avevano fatto nel corso invece della guerra. Invece tu hai sentito la necessità di andare a scavare in quel periodo, ecco, cosa ti ha spinto? Innanzitutto, a me piace parlare di cose che normalmente tutti si dimenticano o che trascurano. Devo dire che ho trovato la sensibilità di un editore, che è 21 Editore, un editore di Palermo, che ha recepito appunto questa mia idea e abbiamo messo su questo libro. Quindi mi piaceva semplicemente il fatto di non far cadere nel dimenticatoio delle vicende, che comunque sono delle vicende storicamente molto interessanti, anche perché da un punto di vista proprio della storia militare ci sono aneddoti su aneddoti relativi a questa campagna militare, che è durata poco, è durato un anno, ma che ha lasciato delle grandi anche interrogativi, anche delle grandi questioni lasciate irrisolte sul terreno, che poi ancora oggi si trascinano. Tu pensa che la Somalia o l'Etiopia e l'Eritrea sono rimaste comunque una delle zone più turbolente del mondo, quindi Dipende anche da quello che è accaduto in quel periodo. Dipende anche da quello che è accaduto in quel periodo. Diciamo che tra l'eredità coloniale italiana e una decolonizzazione piuttosto rapida sono venute fuori un sacco di problematiche che ancora oggi fanno vedere l'Etiopia come uno degli stati falliti del mondo praticamente. Hai detto che però è un periodo sul quale non si è indagato molto, quindi immagino che anche andare a trovare il materiale, gli aneddoti che tu spesso inserisci all'interno dei tuoi libri non sia stato così semplice. No, cioè, neanche così particolarmente difficile, diciamo la verità, dai. È semplicemente un periodo storico che viene formalmente ignorato dalla gran parte degli studiosi per i motivi che ti ho detto. Se ne era occupato a lungo Del Boca, prima della, cioè, tra gli anni 80 e gli anni 90, poi dopo, fine. C'è qualche pubblicazione specialistica, ma la curiosità è dovuta anche al fatto che anche nelle altre parti del mondo non se ne parla, cioè anche quelli che hanno vinto, cioè gli inglesi, non si sono disinteressati. Sì, anche perché le unità che loro hanno utilizzato per combattere questa guerra non erano unità inglesi, loro hanno utilizzato gli indiani, hanno utilizzato gli africani, hanno utilizzato i sudafricani. Quindi fondamentalmente non ci sono anche reduci inglesi che abbiano insistito particolarmente nel ricordare questa campagna. Mi sembrava appunto sbagliato far cadere nel dimenticatoio tutta questa campagna militare, anche perché io poi nei miei libri non parlo solo degli italiani, io parlo anche dal punto di vista appunto dei britannici. Quindi nel libro io ho messo dentro proprio per far vedere la durezza dei combattimenti in questo corno d'Africa, anche la motivazione delle medaglie d'oro, nel caso italiano la medaglia d'oro al valor militare, nel caso inglese le Victoria Cross, cioè la massima onorificenza militare che viene data dai due paesi, sono state tantissime, e questo in un teatro di guerra così dimenticato è strano, cioè ti fa capire che quindi qualcosa doveva essere successo. Ecco, e cosa è successo? Insomma, senza svelare tutto, ecco. Senza dire chi è l'assassino, è successo che il Corno d'Africa era completamente isolato rispetto alla madrepatria, no? Quindi scoppia la Seconda Guerra Mondiale e questi poveretti che in quel momento sono governati da Amedeo di Savoia, che è appunto il viceré, si ritrovano isolati dalla madre patria e lungo una delle rotte più importanti logisticamente per l'impero britannico, cioè quella che dall'India porta all'Egitto e quindi al Mediterraneo. E teoricamente avrebbero avuto i mezzi quindi appunto per poter impensierire l'impero britannico. Il problema invece è che non c'era niente, non c'erano aerei, non c'erano navi. Non avevano i mezzi. Non avevano assolutamente i mezzi, c'erano solo tanti uomini, avevano 350.000 uomini in armi. Hanno combattuto con cosa?
andando a piedi e con tanta buona volontà, anche perché fondamentalmente, come dicevo prima, erano la gran parte di questi uomini erano unità di ascari coloniali, quindi erano i nostri soldati dalla pelle scura. E con quel poco che si aveva si è cercato di resistere appunto alla potenza militare dell'impero britannico, che inizialmente era quasi nulla, perché allo scoppio della guerra, contro questi 350.000 italiani in Kenya e in Sudan, che sono le due aree sì. geografiche direttamente confinanti, in totale c'erano 40.000 uomini. Quindi, insomma, numericamente doveva essere un po' segnata il conflitto. Ma non essendoci mezzi, diciamo, non essendoci camion andare, non essendoci pneumatici, non essendoci nulla, e soprattutto non essendoci la possibilità dall'Italia di inviare rifornimenti, per la disperazione loro si rivolgono addirittura al Giappone, che in quel momento ancora non è sceso in guerra, e chiedono disperatamente cibo, pneumatici. E effettivamente dal Giappone arrivano due navi, solo che arrivano due navi con del riso, che non è particolarmente gradito agli ascari, e pneumatici di una misura che non andava bene con i... Beh, quindi avevano dei pneumatici da far rotolare così, esatto, a loro piacimento. Tu vai sempre a cercare degli aneddoti un po' curiosi, ecco. Sì. Ce ne puoi dire uno? Ma guarda, sono tanti, sono soprattutto personaggi, secondo me la cosa bella di questo libro. Ci sono alcuni personaggi che sono incredibili. Uno è Amedeo Guillet, che è questo ufficiale italiano di cavalleria, che diventa famoso perché durante una delle operazioni militari, appunto iniziali dell'invasione britannica, lui si ritrova con la sua unità a caricare con i cavalli i carri armati inglesi. Capirei che non è una cosa semplicissima. Non è semplice, esatto. Sì. Non è semplice. Non credo che finisca neanche bene. Non finisce neanche bene. In realtà è il suo diretto subordinato, il tenente Togni, quello che fa questa incredibile carica, prende con sé 30 uomini, e per dare tempo appunto agli altri di ritirarsi si sacrifica scientemente, cioè proprio sapendo di andare contro la morte. Di questi 31 che si lanciano in questa carica se ne salva uno, gli altri muoiono, ovviamente Togni anche lui gli verrà data la medaglia d'oro al valor militare. Meritata in questo caso, direi. Però dà il modo a Guillet di salvarsi. Guillet poi continuerà a fare queste pazzesche cariche con questo suo squadrone di cavalieri Amara, che diventa praticamente leggendario. Ma la vera leggenda di Guillet nasce nel momento stesso in cui praticamente la guerra finisce, perché è uno di quei matti che decide che la guerra non è finita per lui. Quindi finisce male. Sì, esatto, per gli italiani finisce male, vengono sconfitti, ma lui continua a fare una sorta di resistenza contro gli inglesi e va avanti per 6 mesi con questo suo sempre meno cavalieri che sono con lui. Se questo è lo stile, vengono... A fare assalti agli inglesi. Gli inglesi, tant'è vero che mandano dall'Inghilterra i loro migliori esperti in controspionaggio, le loro migliori truppe, perché a quel punto questo Guy è diventato per loro un problema vero e proprio, una spina nel fianco. Alla fine, più per le malattie, più per il continuo morire dei suoi uomini, insomma, lui decide alla fine, gli ultimi rimasti, gli dà la libertà, dice basta, e lui cerca di tornare in Italia, si traveste da etiope praticamente, siccome aveva il colorito scuro, bronzato, e parlava perfettamente la loro lingua, ci riesce, va in un porto inglese, cerca di ottenere un passaggio verso lo Yemen, verso l'Arabia Saudita, che gli faccia passare il Mar Rosso, insomma, e per 2 volte viene quasi scoperto dagli inglesi. Lui riesce sempre con delle cose spericolate riesce a sposarsi, per mantenersi, a sposarsi con la figlia di un cameriere locale. Alla fine riesce a prendere una lancia per cercare lui di andarsene attraverso, ci riesce, riesce ad arrivare in condizioni praticamente più morto che vivo nello Yemen, dove viene raccolto dai locali, portato a palazzo, lui spiega chi è e il sultano lo prende con sé come suo consigliere personale, dopo aver ascoltato quel che lui aveva fatto. Da notare che lui era conosciuto in Etiopia dagli inglesi come il comandante diavolo, perché era come lo chiamavano i suoi uomini, proprio per questa sua inafferrabilità. Dopo aver fatto appunto, alla fine riesce a tornare in Italia nel 1943, riesce a tornare in Italia, dove poi entra appunto
nei soldati del Regno del Sud, e dopo la guerra diventerà un ambasciatore, un grande allevatore e cavallerizza. Quindi, nonostante questa sua spericolatezza, è riuscito a avere una vita anche piuttosto, oltre che avventurosa, lunga. È morto a 99 anni, credo, ecco. Nel 2003-2004. È un uomo con una vita assolutamente incredibile, tra l'altro ambasciatore italiano, quindi in Irlanda, in Brasile, credo che sia stato ambasciatore. Quindi ce ne sarebbe da dire sulla sua vita anche per il dopo la guerra. Ma dovresti fare un libro solo su di lui. Sono stati fatti almeno due importanti libri su di lui. È uno di quei rarissimi eroi di guerra italiani della Seconda Guerra Mondiale, di cui veramente Hollywood dovrebbe fargli un film. In effetti, da quello che ci hai raccontato, ci sarebbero tutti gli elementi per farlo. Andrea, ricordiamo allora la caduta dell'impero fascista, la guerra in Africa orientale italiana, 1940-1941, la tua ultima fatica in attesa la prossima settimana del nuovo libro. Nuovo libro, esatto, che sarà sulla Russia. Ah beh, cambi almeno, cambi zona, dall'Africa ci spostiamo in Russia. Esatto. Si può trovare in tutte le librerie? Sì, assolutamente, oppure in rete, quello che insomma. Chiamando direttamente 21 Editore a Palermo. 21 Editore, ricordiamo anche la casa editrice, insomma senza di loro sarebbe molto difficile portare appunto i libri nelle case di tutti. Andrea, grazie. Grazie a voi come al solito. Comunque diamo appuntamento a Mi Contro Tu, un altro genere di storia, tutte le settimane, il martedì, poi ci sono tante repliche nel corso della settimana. Il venerdì. Esatto, in orari diversi in modo da poter avvicinare più persone possibile, poi le puntate sono tutte sulla piattaforma Icaro Play, in quel caso non sei da solo, ma sei con Lia Celi. Meno male. Ecco, se no ti senti solo dopo. Esatto. 10:31 minuti, si chiude qui l'appuntamento con Tempo Reale, noi ci ritroviamo nella mattinata di domani. Faccio cose, vedo gente. Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa